Siamo oramai quasi a metà settennio e per quanto riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sono già stati impegnati quasi 140 milioni di euro e invece per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo circa 40 milioni. Inoltre da quest'anno saranno disponibili oltre 400 milioni di euro, che sono i fondi derivanti dal riparto appunto del Fondo di Solidarietà del Sisma. Per cui in totale al 1.200.000.000 di euro che avevamo in totale ne avremo insomma circa 1.600.000.000, una cifra molto importante. La Regione Marche dovrà dimostrare di saperli spendere in modo efficiente, perché la politica di coesione è quel cemento che tiene uniti tutti i valori su cui si fonda l'Unione Europea, cioè quello di saper ridurre le disparità, saper quindi aiutare quelle regioni dove c'è più bisogno, ad esempio, di creare occupazione, di creare lavoro, ma anche saper vincere quelle sfide così importanti, così attuali come quelle, ad esempio, del cambiamento climatico.